Ciao e benvenuti. In the previous lesson, we looked at some basic phrases describing the use of various means of transport and the names of some town buildings and places of interest. We also looked at how to describe the location of a place or building using simple dialogues. In this lesson, we'll introduce more town-related vocabulary and look at expressions used to ask for and give directions in Italian. parole utili Let's start by introducing the names of places and shops which we will come across in this lesson L'incrocio la strada la rotonda il ponte Il marciapiede Il semaforo La fermata dell'autobus Le strisce pedonali Il fiume Il negozio di abbigliamento. Il negozio di scarpe La scuola La macelleria Il fruttivendolo Il teatro La palestra Il panificio la polizia La farmacia Il barbiere Il fioraio Il centro commerciale Chiedere e dare indicazioni stradali. Before looking at dialogues, let's first get familiar with some phrases commonly used when giving directions in Italian. Attraversare la strada. Attraversare il ponte. Girare a destra. Girare a sinistra. Superare l'incrocio. Andare dritto. Andare fino alla rotonda. Prendere la prima traversa a destra. Prendere la seconda traversa a sinistra. Dialoghi. In this section, we are going to look at five dialogues. I'll repeat each dialogue three times. The first time, you'll hear the dialogue, but you'll only see the map without dialogue script or route description. The second time you'll hear the dialogue and you'll be shown the written text. And the third time you'll hear the dialogue and see the route description on the map. Dialogo 1. Scusi, sa dov'è il centro commerciale? Allora, deve attraversare il ponte all'incrocio girare a sinistra e poi prendere la seconda traversa a destra. Lì c'è il centro commerciale. Scusi, sa dov'è il centro commerciale? Allora, deve attraversare il ponte, all'incrocio girare a sinistra, e poi prendere la seconda traversa a destra. Lì c'è il centro commerciale. Scusi, sa dov'è il centro commerciale? Allora, deve attraversare il ponte, all'incrocio girare a sinistra e poi prendere la seconda traversa a destra. Lì c'è il centro commerciale. Dialogo 2 Scusi, c'è una farmacia qui vicino? È un po' lontana, deve attraversare il ponte, andare dritto e superare l'incrocio, il semaforo e la rotonda. La farmacia è a destra, accanto al negozio di scarpe. Scusi, c'è una farmacia qui vicino? È un po' lontana, deve attraversare il ponte, andare dritto e superare l'incrocio, il semaforo e la rotonda. La farmacia è a destra, accanto al negozio di scarpe. Scusi. C'è una farmacia qui vicino? È un po' lontana, deve attraversare il ponte, andare dritto e superare l'incrocio, il semaforo e la rotonda. La farmacia è a destra, accanto al negozio di scarpe. Dialogo 3 Scusi, sa dov'è la palestra? Sì, deve attraversare il ponte e andare fino alla rotonda. Poi deve girare a sinistra e subito dopo a destra. La palestra è in via del vecchio, di fronte al parcheggio. Scusi, sa dov'è la palestra? Sì. Deve attraversare il ponte e andare fino alla rotonda, poi deve girare a sinistra e subito dopo a destra. La palestra è in via del vecchio, di fronte al parcheggio. Scusi, sa dov'è la palestra? Sì. Deve attraversare il ponte e andare fino alla rotonda, poi deve girare a sinistra e subito dopo a destra. La palestra è in via del vecchio, di fronte al parcheggio. Dialogo 4 Scusi, c'è un bar qui vicino? C'è un bar di fronte alla piazza. Prima deve attraversare il ponte e la strada, poi deve andare dritto fino al semaforo, girare a sinistra in via Lodi e poi a destra in via Del Vecchio. Il bar è accanto al barbiere. Scusi? C'è un bar qui vicino? C'è un bar di fronte alla piazza. Prima deve attraversare il ponte e la strada, poi deve andare dritto fino al semaforo, girare a sinistra in via Lodi e poi a destra in via Del Vecchio. Il bar è accanto al barbiere. Scusi, c'è un bar qui vicino? C'è un bar di fronte alla piazza. Prima deve attraversare il ponte e la strada, poi deve andare dritto fino al semaforo, girare a sinistra in via Lodi e poi a destra in via Del Vecchio. Il bar è accanto al barbiere. Dialogo 5 Scusi, sa dov'è la fermata dell'autobus? Mi dispiace, non lo so. Scusi, sa dov'è la fermata dell'autobus? Mi dispiace, non lo so. Now pause the video, write down these questions on a piece of paper and then answer them using the map shown in the next slide. Each question can have more than one possible answer. Once you've completed the exercise, you can resume the video and check out the answers that I have given. And that's all for this lesson. If you have enjoyed this video, please give it a thumbs up and consider subscribing to my channel. Grazie e arrivederci.